Gibson, che non potrà chiaramente andare fino in fondo per ancora la grande differenza tra i due cronometri. Vuole un tiro complicato dei suoi. Ecco, abbiamo detto, aveva realizzato quello nel primo quarto e poi si era fermato. Riprende nel momento più caldo e delicato della gara con la sua mano sinistra, quella che nel quarto periodo solitamente diventa letale quando Milano vince in trasferta. Ancora Gibson, non ci si crede, per chiudere il quarto a quota 57, vale la parità. Magia che deve finire nelle giocate da highlights di questa settimana. D'accordo con quello di prima, ma questo è veramente irreale. Ha puntato i piedi, ha guardato i piedi del difensore, ha fatto in maniera che il difensore pensasse che lui non poteva tirare. E ora guardate quella precedente, ancora qua va sull'uno contro uno sul blocco verticale. Poi c'è il recupero difensivo, ma lui è lì, punta i piedi, lo vedete.